Dopo la brutta situazione in cui si è trovato a combattere contro la giustizia sportiva che l'ha finalmente sollevato da ogni Eccolo qua. responsabilità pochi mesi fa. Eccolo qua, Filippo Magnini, come lo vedi dal punto di vista fisico? Beh, ci ha fatto vedere l'addominale e quella c'è sempre. È sempre stato in attività lui, in realtà è un atleta, uno di quelli che fa fatica a staccarsi dalle piscine ed è un atleta vero, però insomma tornare a notare un crack sotto 49 è molto molto difficile. Chi lo sa, questa sua ennesima sfida con se stesso, cercare a 38 anni, 39 il 2 di febbraio, l'ennesima avventura, la qualificazione alle Olimpiadi sarebbe la sua quinta e a quell'età sarebbe il più anziano nuotatore di sempre a livello mondiale ad ottenere una pass per la rassegna 5 cerchi. Magari non c'è da aspettarsi oggi il miglior Magnini della storia, ma da qui ad aprile chi lo sa che cosa potrà fare Filippo. E si comincia, stacco dal blocchetto di partenza subacquea e vediamo come si sviluppa una gara dove apre il gas in corsia numero 3, Giovanni Izzo in corsia numero 5, bene Federico Burdisso, per ora Filippo Magnini cerca di perdere il meno possibile. Sì, rimane lì attaccato alla corsia di Burdisso, lui ha sempre avuto un'eccellente ultima parte di gara, però chiaro, conto quando hai 25 anni, un conto quando invece sei alla soglia dei 39. Qualche incertezza in ingresso di virata, bella la prova di Izzo fino adesso, passaggio Gagliardo a 23.45, lui che è un cinquantista e cerca di allungare. 24.05 il passaggio di Filippo Magnini che comunque non molla, Filippo è sempre lì, corsia numero 4, Paolo Conte Bonin prova a mettersi davanti, Filippo Magnini va a recuperare su Federico Burdisso, si mette lì intorno alla terza, seconda posizione, vediamo come chiude secondo, 49.94, riesce a tornare sotto il muro dei 50 secondi. Credo che ci sia Federica Pellegrini in zona mista, attendo un accenno da Elisabetta Caporale e poi andiamo in fase di commento per provare a smaltire il traffico. No, ancora non c'è Federica, sempre lì in acqua, giusto Elisabetta? Federica l'abbiamo sentita, l'abbiamo registrata e tra poco la sentirete. Perfetto, grazie. Allora, 49.8 il tempo di Stefano Di Cola che diventa il riferimento e 49.94 Filippo Magnini. Devo farti un commento al volo, una buona prova complessivamente, un passaggio molto molto lento, deve recuperare ancora gli automatismi, però insomma c'è spazio per poter sperare, io continuo a rimanere dell'idea che sia difficile, ma le qualità, quelle di DNA di Filippo Magnini sono emerse anche oggi, E a un livello guarda, più basso rispetto a una volta, ma sono emerse. ma guarda che non tutti avrebbero scommesso su un Magnini sotto i 50 secondi oggi, seppur di poco. Dopo il 50 e 59 in vasca corta, scendi sotto i 50 in vasca lunga. Dai. Buono, è un buon rientro. Dai.